A Roma gli ambulanti italiani hanno preso parte al tavolo con il governo in cui si è parlato della nuova direttiva europea. C'era anche una delegazione pugliese. 200.000 venditori ambulanti italiani, 20.000 pugliesi, temono di perdere il posto di lavoro a causa della direttiva Bolkestein, una direttiva comunitaria recepita dal governo italiano, coinvolgendo, a differenza di quanto fatto da altri stati, anche il commercio sul suolo pubblico, ossia i mercati. Significherebbe probabilmente una proroga di 12 anni delle autorizzazioni, ma fra 12 anni la fine del commercio, perché di fatto tutte le concessioni verrebbero messe a bando, senza alcuna priorità e senza il riconoscimento dei diritti acquisiti. Questi timori sono stati portati al tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico, dove le associazioni di categoria hanno chiesto al sottosegretario Gentile di estrapolare dalla direttiva la parte che riguarda gli ambulanti o in alternativa concedere una proroga fino al 2020. Anche l'ANCI, l'Associazione dei Comuni presente al tavolo, ha chiesto una proroga, che il governo quasi sicuramente concederà nella misura di qualche mese però, e ciò verrà deciso e comunicato nei prossimi giorni. Una decisione presa già nel 2012, verificata con l'Unione Europea, c'è stata un'intesa forte con le regioni, i comuni, con le associazioni di categoria. Oggi diciamo, alcuni comuni si sono già preparati per queste gare, altri comuni purtroppo anche per questioni legate alle norme regionali non sono ancora pronti. Abbiamo chiesto di dare qualche mese di proroga per quei comuni che non sono nella possibilità di... Chiaramente questa situazione mette in fibrillazione gli operatori mercatali.